Ciao ragazzi, siamo qui allo stand Sony a testare il Sony Xperia P, prodotto diciamo di fascia medio-alta della proposta appunto Sony 2012, un design veramente molto bello, molto simile a quello di Xperia S con angoli molto spigolosi, un design un pochino quadrato diciamo così, almeno dal punto di vista degli angoli. Schermo da 4 pollici con risoluzione QHD, abbiamo una bellissima interfaccia, la classica di Sony, però abbiamo Android 2.3, quindi ancora non abbiamo a che fare con Ice Cream Sandwich, cosa che comunque l'aggiornamento diciamo che arriverà nel corso del secondo quadrimestre 2012. A livello di caratteristiche tecniche abbiamo a che fare con chipset Novator con Cortex A9 dual core da 1 GHz, GPU Mali 400, poi abbiamo una fotocamera da 8 megapixel sul retro dotata di flash LED autofocus capace di registrare video in 720p, una bellissima cover in alluminio. Vediamo anche la classica banda trasparente in cui è incorporata sia il flash LED sia proprio il modulo telefonico. Inoltre vediamo come il tutto è molto molto fluido, ovviamente con Ice Cream Sandwich sarà ancora meglio, non abbiamo la connessione wifi per far vedere come si comporta a livello web, però le prime impressioni devono essere veramente molto molto buone e performanti come device. Davanti abbiamo anche una camera per acquisire diciamo sia video anteriori sia frontalmente sia per fare videochiamate, video chat e quant'altro. Ovviamente c'è anche la porta micro HDMI per poter sfruttare questo device come con la funzionalità di HDMI mirroring, quindi praticamente proiettiamo tutto quello che vediamo su smartphone su una TV HD. Poi dall'altro lato abbiamo una camera, un altoparlante laterale, un po' inusuale però. Poi abbiamo anche il pulsante per lo scatto, dovrebbe essere molto veloce, vediamo. Camera, proviamo a fare uno scatto ad Xperia S, vedete com'è, la messa a fuoco è istantanea e la qualità dovrebbe essere veramente molto molto buona, soprattutto è molto performante, diciamo, l'autofocus che è veramente continuo e molto veloce a mettere a fuoco. Quindi questo era Xperia P, device di fascia medio-alta, non sappiamo ancora il prezzo, dovrebbe essere disponibile comunque nel Q2 2012. E con questo è tutto, rimandiamo al prossimo video che sarà Xperia S.